Locatelli da pazzi, Locatelli on fire. L'Italia rulla con il secondo 3-0 consecutivo. Anche la Svizzera scavalca il Galles, che momentaneamente era passato in testa al gruppo A, battendo la Turchia. Accede con un turno di anticipo agli ottavi di finale di UEFA Euro 2020. Ma quello che più lascia davvero sbigottiti, stupefatti e felicemente sgomenti stasera è l'incredibile, straordinaria prova di forza e di bel gioco veramente che ha dato per l'ennesima volta la nazionale di Roberto Mancini. Fratelli e sorelle, ciao a tutti, ben ritrovati, benvenuti in questo mio nuovo video. Chiaramente il post gara di Italia-Svizzera 3-0, da stropicciarsi gli occhi, da lustrarsi gli occhi per Locatelli, che segna una doppietta semplicemente pazzesca con il primo gol praticamente da PlayStation, per Ciro Immobile che assieme allo stesso Locatelli trova un gol bellissimo da fuori area, per la prestazione tutta dell'Italia che ha concesso praticamente alla Svizzera quanto? I primi 5 minuti, i primi 10 minuti, poi sono saliti in cattedra. Barella, Jorginho, Locatelli. Jorginho è diventato un qualcosa, ragazzi, di veramente pazzesco, di veramente incredibile. È diventato un mediano, un top player. Jorginho è diventato un top player, ma la dimostrazione di forza, la dimostrazione di maturità di una squadra che, seppur giovanissima, si prende il centrocampo, si prende la partita, comincia a rullare non soltanto calcio, ma veramente bel gioco. Mette all'angolo la Svizzera e poi la rulla, la asfalta con tre gol, uno più bello degli altri. Sognare è lecito, sognare è lecito per questa nazionale, perché sin qui ho seguito quasi tutte le partite. Non credo di aver visto sin qui una squadra che giochi bene, che diverta come gioca bene e diverte la nazionale di Mancini. E stasera il test era probante, perché la Svizzera è una squadra che gioca bene a calcio, è una squadra fisica, però l'Italia, ragazzi, ha sfoderato l'ennesima prestazione semplicemente brillante, davvero sotto tutti gli aspetti, dal fatto che partiamo dal basso, partiamo con il giro palla praticamente Donnarumma, facciamo girare bene il pallone, attacchiamo la profondità, attacchiamo gli spazi, cerchiamo la pressione altissima, lo sfogo praticamente che ci abbiamo nel pressing è qualcosa di veramente incredibile. E poi, come detto, tre gol, uno più bello degli altri. È un giocatore che si afferma stasera in maniera prepotente. L'avevo visto così e così nella prima partita. C'era già qualcuno chiaramente che storceva il naso, perché è un giocatore che è prepotentemente in ottica Juve, e per quello che ho visto stasera portiamolo alla Juve il prima possibile. Chiaramente sto parlando di Manuel Locatelli, MVP su tutti per distacco veramente in questa partita. Ma l'azione al minuto 26, ragazzi, è pazzesca, è pazzesca. Un'azione da PlayStation, la verticalizzazione, l'apertura di sinistro al volo che fa per Berardi, che sta giocando un europeo incredibile, un altro giocatore che è cresciuto, in parte che ce l'ho avuto al Fantacalcio ed è stato uno di quelli che mi hanno trainato veramente in questa stagione al Fantacalcio. Ma sto vedendo un giocatore di una maturità incredibile, un giocatore che sta bene, che sta in forma, che sta in fiducia. Attacca la profondità, mette la palla dentro per Locatelli, che aveva iniziato, seguito l'azione e la va a chiudere per il gol dell'1-0 con l'Olimpico, che giustamente esplode, perché una dimostrazione di calcio, ragazzi, clamorosa, incredibile. Al minuto 26 c'ho la pelle d'oca, mi faccio la ceretta, ma c'ho la pelle d'oca, ragazzi. E poi l'Italia, che magari, come ha detto Mancini, ha avuto la pecca di non aver chiuso subito la partita, perché
Abbiamo messo veramente alla sbarra la Svizzera, alla fine però abbiamo rischiato soltanto in una occasione nel secondo tempo perché ha fatto un solo intervento Donnarumma, ma il gol che arriva al minuto 52, se vogliamo, è lo spot di questa nazionale. La partenza dal basso, il giro palla, lo smarcamento, la linea di smarcamento dell'uomo che dà la superiorità e poi l'aggressione in avanti, perché seppur Berardi perde una giocata, perde un tempo di gioco, recupera il pallone, imbastisce la nuova azione offensiva e poi Locatelli che la chiede a Barella, dammela qui, mettimela qui perché già c'aveva in testa il tiro in porta. Sinistro, controllo, sinistro all'angolino. Ragazzi, ragazzi, ma che cazzo ho visto stasera? Ma che cosa ho visto stasera? Cioè, come fai a non esaltarti? Come fai a non esaltarti? E devo dire veramente che questa nazionale mi ha ridato lo spirito, l'entusiasmo di tornare a seguirla perché questa è veramente una gran bella Italia. E poi al minuto 89 c'è stato il sigillo di Ciruzzo Immobile che era andato vicinissimo già in due occasioni precedenti al gol, ma lo realizza di par suo ancora alle stanze 89 per un 3-0 che, come direbbe l'amico Tano che me l'ha scritto nei commenti nel pronostico, se faccio 1-0 al pronostico, l'Italia poi dopo ne appizza 3 all'avversario di turno. Speriamo che continui, speriamo che continui. E quindi, ragazzi, e quindi un'altra notte magica, un'altra serata veramente entusiasmante da parte di questa nazionale. L'ho vista su Sky, sono riuscito a vederla su Sky, ho evitato, ho dribblato la Rai anche stasera, nonostante non ho il televisore purtroppo a disposizione perché sta in assistenza, l'ho visto al PC, live reaction domani chiaramente tagliata con il figliolo, con Alessandro, veramente per una grande nazionale, per un'altra grande serata, per un Manuel Locatelli che veramente si è preso la scena e io capisco perché Allegri ha già fatto l'all-in nel mercato per questo calciatore, perché è veramente tanta, tanta roba. Ragazzi, che cosa dire? Io mi fermerei qua perché poi dopo citare i singoli, Chiellini che segna il gol del vantaggio, che però chiaramente è viziato, ma poi si fa male. Bonucci ha giocato una partita perfetta, idem Acerbi, benissimo Di Lorenzo e Spinazzola, manco a dirlo, chiaramente ho detto prima di Jorginho, ma la partita importantissima che ha fatto Barella e poi lì davanti ragazzi Insigne ha veramente regalato spunti importanti nel primo tempo, però citarne uno sarebbe davvero una pecca in confronto degli altri perché questa è squadra, è una squadra che è forte, che è chiaramente unita dall'intento di fare un grandissimo europeo e lo stanno facendo perché è una squadra che ha convinzione della propria forza e poi ragazzi gioca un gran calcio. Complimenti a Mancini perché sin qui sta facendo un lavoro semplicemente straordinario. È tutto per il post gara. Qualificati, adesso andiamo a prenderci contro il Galles di Ramsey nella prossima partita. La vittoria del girone che in teoria ci darebbe un ottavo più agevole. È tutto per il post gara dedicato a Italia-Svizzera 3-0 con Locatelli on fire alla Juve prima di subito. Ciao a tutti ragazzi, ai prossimi appuntamenti e come sempre, fino alla fine. Forza Azzurri, ciao a tutti e a presto.